abbiamo un sacco di novità. Una delle questioni più interessanti che abbiamo cercato di sviluppare è legata al nostro progetto delle isole minori del Mediterraneo. Quest'anno abbiamo presentato 8 cantine, di cui 3 nuove. Una proveniente dall'isola di Capri, una dall'isola del Giglio e una a Ventotene. Sono piccolissime realtà che però ci stanno dando grande spessore a quello che è la nostra ricerca su quei territori. Abbiamo altre cantine che con piacere sono entrate a far parte del gruppo di proposta. Il produttore della Valtellina Balgera, uno storico produttore di cui abbiamo presentato oggi tutte le sue riserve. Abbiamo aumentato le referenze in Toscana con la presenza di Sassotondo in rappresentanza di produttori di terreni vulcanici. Abbiamo inserito un nuovo Brunello di Montalcino, utile al nostro assortimento per rappresentare anche questa denominazione nei suoi diversi aspetti geografici. E, una curiosità che potrebbe essere utile a tutti voi per poter così assaggiare qualcosa di davvero diverso è il liquore di fico di distillerie aragonesi, un prodotto che seguo da qualche anno e che finalmente abbiamo deciso di inserire a catalogo. Cascina Morassino come produttore di Barbaresco è un produttore che abbraccerei molto volentieri e poi tante altre novità.